Bentrovati, facciamo un bilancio dell'anno 2022 e in prospettiva con uno sguardo all'anno che verrà, il 2023. Grazie della presenza al dottor Paolo Brandi, ben trovato. Buongiorno, anzi buonasera a tutti. Potremmo definire questo nostro spazio, che ha il contributo e la collaborazione di Nicola Brandini alle telecamere, là dove osano le aquile. Meglio ancora, là dove osano i dinosauri. Brandi, lei è un dinosauro? Sì, in effetti questo è un appellativo con il quale sono stato chiamato, ma d'altra parte la cosa non può che farmi piacere, nel senso che i dinosauri meritano tutto il nostro rispetto. È vero che si sono estinti, ma evidentemente se sono qui qualche esemplare ancora è rimasto. Peraltro io ho una particolare simpatia per il T-Rex, il Tyrannosaurus Rex, che notoriamente è quello che ha il morso più potente del mondo, per cui in questo senso mi sento anche di essere, come dire, un po' mordace in questa E situazione. allora, visto che vogliamo essere mordaci come il T-Rex, abbiamo deciso di analizzare il 2022 dal punto di vista della politica in una maniera un po' particolare. Non ce ne vorranno i nostri utenti, i nostri lettori. Cercheremo di dare dei voti ai personaggi, ai protagonisti della politica aretina del 2022. Da dove iniziamo, T-Rex? Ma io inizierei dall'ultimo avvenimento che ha segnato quest'anno, il 2022, e cioè l'elezione del presidente della provincia, perché effettivamente non dico che è stato un terremoto, ma insomma una piccola scossa tellurica per la politica locale sicuramente lo è stata. Alessandro Polcri, come sapete, ha vinto le elezioni provinciali, era contrapposto alla presidente uscente Silvia Chiassai Martini, effettivamente un evento dal punto di vista politico difficile anche da preventivare alla vigilia, ma che cosa è successo e che voto possiamo dare a Polcri a questo punto? Ora, quello che è successo bisognerebbe domandarlo e chiederlo ai protagonisti, francamente non lo so. Certo, da osservatore esterno io dico che Polcri merita un bel voto. Io non so se Polcri abbia letto il capitolo 18 del Principe di Machiavelli, laddove si dice che il politico, il principe deve essere al tempo stesso golpe e leone, cioè volpe e leone, sicuramente in questa vicenda lo è stato. Volpe perché evidentemente si è mosso in maniera intelligente e direi astuta rispetto al fatto di poter ottenere la maggioranza dei voti in una situazione dove almeno sulla carta non li aveva, e Leone perché ha rischiato del suo, su questo bisogna riconoscerlo. Per cui io credo che un bel lotto per Polcri vada bene. Bel voto per Polcri. Chiassai Martini. Beh, la ex presidente Chiassai secondo me merita la sufficienza, ma ci arriva attraverso un percorso a questa sufficienza, nel senso che lei ha svolto, secondo me, un ruolo, come dire, icastico della presidenza provinciale, no? Quindi con una bella rappresentazione, una grande efficacia mediatica e devo dire anche con dei risultati, perché se poi si guarda quelli che sono stati i risultati in questi 4 anni, in particolare per quanto riguarda i progetti di lavori e le iniziative che ha preso la provincia, sicuramente il voto non può che essere positivo. Dall'altro lato, secondo me, si è dimostrata, tra virgolette, molte virgolette, ingenua rispetto alla situazione che si è creata con l'elezione per il presidente. Cioè, io credo che lei pensava di avere davanti un'autostrada e invece si è ritrovata una sorta di mulattiera, cioè complicata da percorrere. E quindi in questo senso, come dire, il voto non può che essere negativo, però facendo la media, io credo che alla fine un 6 Chiassai lo meriti, perché poi alla fine, come dire, le due cose in parte si compensano. D'altra parte, lei ha richiamato per esempio la categoria del tradimento, no? Tornando a Machiavelli, dopo Machiavelli il tradimento in politica non esiste più, anche perché poi sembra dimenticare come lei è arrivata alla presidenza attraverso un altro, tra virgolette, tradimento. Per quanto riguardava i grandi elettori del centro-sinistra che l'altra volta non votarono la candidata indicata dal PD. Per
Per cui alla fine in politica, come si dice, il tempo cambia nello spazio di un secondo. Però ecco, devo dire che Chiassai un 6 lo merita. Una sufficienza dunque quella di Chiassai Martini? Ma penso di sì. Raggiunta attraverso una media ponderata. Una media ponderata, sì, non potrebbe essere diversamente. Se uno guardasse i risultati delle elezioni ovviamente sarebbe insufficiente, però se uno guarda il percorso credo che, meriti un 6. Restiamo sempre ovviamente su questioni politiche, ma usciamo dai soggetti e parliamo invece dei partiti, perché qui hanno avuto un ruolo importante in questa elezione. Come possiamo considerare l'azione di Partito Democratico, Fratelli d'Italia e Lega? E ora qui si entra nel difficile, dico la verità, perché il PD in questo momento sta attraversando un periodo particolarmente travagliato, segnato da una fase congressuale, a mio avviso, lo dico quasi da osservatore interno e esterno al tempo stesso. È caduto il T-Rex, che invece è il mio animaletto preferito. Vabbè. Dove li ha comprati? Questi li rigorosamente acquisto nei negozi locali, quindi non sono andato in negozi gestiti da stranieri, no, solo rigorosamente locali. Dicevo appunto, il PD sta attraversando un periodo molto travagliato, peraltro una fase congressuale confusa, lo ripeto, dove non si intravede, a mio avviso, un orizzonte aperto, ma si intravedono tanti piccoli orizzonti, peraltro chiusi. Io dico sempre che l'attuale momento, che poi si riflette anche nella situazione locale, provinciale, regionale, come dire, vede una situazione per cui sarebbe come se in nazionale venisse convocata lo Juve Stabia. Diciamo che ci sono giocatori sicuramente dignitosi nella loro categoria e nei loro ruoli, ma probabilmente inadatti per il ruolo che oggi sarebbe chiamato a svolgere il segretario del Partito Democratico. Cioè non vedo né in Bonaccini, né nella Schlein, né in Cuperlo e nella Paola De Micheli personaggi in grado di poter svolgere, di essere all'altezza di un compito che ha in mano, quello di ricostruire il centro-sinistra d'Italia. Mancano queste figure e questo lo stiamo scontando sul piano politico e direi anche elettorale. Fratelli d'Italia. Beh, Fratelli d'Italia è tutta un'altra storia, perché come diceva Flaiano, gli italiani corrono sempre in soccorso del vincitore, per cui in questo momento ovviamente Fratelli d'Italia è sugli scudi, è evidente. Però così come dicevo prima e come un grande della politica che era Andreotti diceva che in politica i tempi del sole e della pioggia sono cangianti in tempi così rapidi che forse non ce ne rendiamo nemmeno conto, per cui oggi siamo sugli scudi, domani siamo nella polvere. Questo ormai è il leitmotiv che sta in qualche modo segnando la politica italiana. Basta vedere quello che è successo in pochissimi anni, da Berlusconi a Renzi alla Lega di Salvini, partiti che ottengono il 40, il 38, il 34% e la volta quindi, dopo quindi Meloni deve stare attenta a questo aspetto. Beh, io direi di sì, perché con una differenza però, che Fratelli d'Italia, diversamente da altri partiti, è un partito, direi quasi militarizzato, nel senso che ciò che viene deciso al centro viene perfettamente rispettato in periferia, e questo secondo me è un vantaggio in una situazione. C'è una risposta anche ad Arezzo. In una situazione così fluida credo che essere in qualche modo fortemente organizzati e soprattutto rispettosi del principio di autorità all'interno di un partito sia un vantaggio. E la Lega con le sue punte di diamante aretine? Beh, la Lega, che dire, aveva grande fortuna fino a 2 anni fa, oggi non l'ha più. Un'analisi che non è stata fatta nemmeno in provincia di Arezzo è il fatto che ha sostanzialmente dimezzato i propri voti, che per un partito una volta sarebbe stata una sorta di catastrofe, una sorta come di la scomparsa dei dinosauri. Come la scomparsa. E invece è stata, come dire, assorbita bene, perché in ogni caso la coalizione nel suo complesso è riuscita a vincere. Peraltro devo dire che Salvini, e questo glielo riconosco, è stato intelligente, perché è riuscito a eleggere in Parlamento, alla Camera e al Senato, molti più
rappresentanti della Lega di quanti effettivamente gliene sarebbero, tra virgolette, toccati con la percentuale che ha ottenuto. Qui ha utilizzato molto bene il discorso dei collegi uninominali. Per esempio anche ad Arezzo è stata eletta una rappresentante della Lega con la Lega ridotta ai minimi termini, per cui credo che in questo senso sia stato molto intelligente. L'Anisini in questo senso, a mio avviso, merita una sufficienza molto ampia, perché secondo il principio di Pareto ha ottenuto il massimo rendimento con il minimo sforzo, per cui non può che essergli riconosciuta questa grande abilità. Ha perso il sottosegretariato. E questa più che una perdita per l'Anisini, però, credo sia una perdita per Arezzo. Certo. Perché avere rappresentanti al governo nazionale è sempre un fatto importante. E ha trovato, continua a trovare in Marco Casucci un rappresentante particolarmente attivo nel territorio. No? Marco Casucci, devo dire sì, che grande presenza sul territorio, su questo va riconosciuto, tant'è che qualcuno mi domanda se per caso il Casucci è in maggioranza, perché in tutte le manifestazioni dove è presente una rappresentanza della Toscana c'è Marco Casucci. È vero che è vicepresidente del Consiglio regionale, però devo dire che in questo senso sembra quasi che sia più in maggioranza che in minoranza. Questo è un merito, non è un demerito, quindi ha capito qual è il suo ruolo istituzionale all'interno di una macchina abbastanza complessa come quella della Regione Toscana. A proposito, visto che abbiamo detto di politiche di Regione Toscana, di questa riconferma della Nisini in Parlamento, Ceccarelli, che si era candidato alle elezioni politiche, qual è Ceccarelli, il giudizio sulla figura di Vincenzo? È un amico e quindi diventa difficile anche dare dei giudizi che non siano in qualche modo influenzati dal passato e dal presente. No, Vincenzo ha dimostrato di essere uomo di partito, nel senso che ha accettato anche una sfida difficile, che dopo le defezioni delle alleanze, penso sia Calenda, che alla mancata alleanza con i 5 Stelle era una sorta di missione impossibile essere eletti nel collegio di Arezzo, per cui l'ha accettato. In questo senso, devo dire, dal punto di vista così letterario, mi fa venire in mente Lettore dell'Iliade, quando accetta il duello con Achille pur sapendo che sarebbe, come dire, morto, ma lo fa per difendere l'onore della città. Così ha fatto Vincenzo Ceccarelli. Tempo stesso è anche un po' Agamennone, perché devo dire la verità, Vincenzo in questo senso si porta dietro una grande esperienza politica, però, come dire, non accetta che vengano posti limiti alla sua sovranità. Ecco. Quindi in questo senso le due cose si compensano, però a mio avviso dal punto di vista del voto, visto che si parla quest'oggi di voti, ecco, io credo che meriti una sufficienza molto ampia, se non altro per lo spirito battagliero che mette in tutte le cose che fa. Vicini al 7. Sì, direi un 7 pieno. Un 7 pieno per Vincenzo Ceccarelli. E è curioso da passare ai sindaci, ai primi cittadini, cioè tutto l'elenco. Mi piace questa mattina iniziare da colui che con un paese di 10.000 abitanti, volutamente inizio a quello perché la notizia è delle ultime ore, Leonardo degli Innocenti Osanni ha approvato un bilancio con una movimentazione di 65 milioni di euro. Qui il voto è alto per forza. Caviglia, sto parlando di Caviglia. Sì, no, conosco il sindaco di Caviglia, sicuramente è stato abile e fortunato, come si dice in questi casi, perché le due cose spesso vanno insieme. Certo, vedere un investimento di quella natura, mi pare oltre 20 milioni di euro su Castelnuovo, sì, all'interno del PNRR, è sicuramente un fatto importante, non solo per Castelnuovo, ma importante, io credo, anche per la comunità provinciale, anche perché, per quello che so io, questo investimento si abbina poi a tutta una serie di investimenti privati che vanno nell'ordine di diverse decine di milioni di euro, quindi un comune completamente ribaltato in senso positivo. Quindi è chiaro che il voto qui non può essere che di grandissima, se si può dire questo termine, grandissima sufficienza. Ecco. Vediamo poi quello che accadrà nei prossimi anni e capire anche questo davvero come si intreccia con il tema dello sviluppo del Val d'Arno e più in generale della provincia d'Arezzo. Questi sono temi interessanti perché davvero questi investimenti del PNRR, per come sono stati pensati a livello europeo e poi trasferiti
nelle realtà locali dovrebbero servire a far crescere l'economia, a far crescere l'occupazione, a creare sviluppo. Vediamo se è proprio così. Io qualche dubbio ce l'ho per alcuni tipi di investimento. Dopodiché vedremo quello che accadrà. Lei che in una delle sue tante vite è stato anche sindaco, a quanto dovrebbe ammontare il bilancio di un comune della dimensione di Cavriglia? Ah, non so, bisogna vedere quello degli anni passati. Francamente non credo che si possa discostare una decina di milioni di euro. 6-7 milioni. 6-7 milioni addirittura. Sì. Quindi siamo 10 volte oltre. 10 volte oltre, certo. Cioè, ora, si tratta di capire come sono stati appostati i capitoli, questo non lo conosco, però sarebbe interessante anche analizzarlo capitolo per vedere quali sono le intenzioni. Ripeto, un bilancio di questo tipo non può riguardare solo Cavriglia. Questo mi sembra evidente, cioè dei riflessi più generali dovrebbe... Però voto alto, dai. Sì, certo, l'ho detto, voto altissimo. Voto altissimo. Torna all'8,5. 8,5. Sì, per sì, il momento penso, è il voto più alto. Penso che il sindaco di Cavriglia sia meriti. Insieme a quello di Polcri. Passiamo al sindaco del comune capoluogo della provincia, che è Ghinelli. Ghinelli, Alessandro Ghinelli, come giudica l'azione? Io non sono aretino, quindi mi diventa difficile... Come dire, siccome non vivo la città, mi diventa complicato e quindi mi devo solo appellare a quello che scrivono i giornali, a quello che dicono gli organi di informazione. Io credo che Ghinelli meriti la sufficienza. Lo dico sinceramente perché ha fatto alcune operazioni, secondo me, intelligenti. L'ultima, per esempio, quella della riacquisizione dei musei sotto l'ombrello, se così si può dire, del Comune di Arezzo. Tramite la fondazione, che può creare tutta una serie di sinergie importanti dal punto di vista turistico, senza dimenticare il discorso della Città del Natale, gli investimenti fatti anche in cultura, che sono stati importanti, il recupero anche come spazio della vecchia fortezza Medicea, per cui devo dire che in questo senso si è mosso bene. Sul piano dei lavori pubblici, almeno da quello che scrivono i giornali, ci sono ritardi su alcune opere importanti, sì. Però alcune vedo che vanno avanti, il sottopasso per esempio verso la zona di Pescaiola. Io credo che abbia perso dei punti, tra virgolette, con questa storia dei lampioni e della luce, però. Perché francamente... In quel senso, da quel punto di vista lì, io capisco anche la necessità del risparmio, che è relativo poi se si spenge 4 lampioni, però diventa complicato tenere parti di città al buio, insomma, mi ricorda un po' quella vecchia canzone dei Dick Dick senza luce, hai spento già la luce, e poi la gente poi sente questo e quindi la polemica monta. Però ecco, credo che Ghinelli una sufficienza la meriti. Sufficienza per il Ghinelli, c'è però questa sentenza in arrivo nel 2023, nelle prime settimane del 2023. Si entra ovviamente non in un altro ambito. In queste materie, perché esatto, lo sai esatto. Perché? Lo dico senza polemica. Io ho letto recentemente della assoluzione completa dei vertici della vecchia gestione dei rifiuti. Quindi, e io prendo atto che sei Toscana e sei in ambiente esatto, completamente assolti sì, esatto. Quando alcuni di quegli imputati furono perfino arrestati, ecco, io credo che su questo forse una riflessione, un ragionamento bisognerebbe farlo indipendentemente dalla questione Ghinelli, da tutto il resto e quello che ne può conseguire. Io credo che però un problema esiste, perché non è possibile che si mettano in prigione delle persone e poi vengano assolte con formula piena. Qualcosa non funziona, questo dobbiamo dirlo. Lucia Tanti, vice sindaco del comune di Arezzo. Lucia intanto è per metà castiglionese, per cui non posso, essendo io di Castiglione Fiorentino, non posso che, come dire, essere felice per quello che sta facendo ad Arezzo. Io credo che Lucia ha, come dire, col tempo imparato bene quello che è il suo ruolo, e devo dire che alcune iniziative che sono state portate avanti, penso alla questione delle fondazioni, sia quella legata alla cultura che quella legata al welfare locale, quindi al sociale, siano due intuizioni in questo senso intelligenti, con un limite, perché sono pensate da chi crede di poter governare in eterno, cosa che invece non avviene di solito, perché sono strumenti importanti di consenso, sono strumenti importanti di intervento anche pubblico e privato su alcuni servizi, che però nel momento in cui cambiano
le amministrazioni cambiano anche quelle, quindi rischi di dare in mano al nemico, tra virgolette, ovviamente, un'arma formidabile. Uno strumento importante. Quindi in questo senso, però ha dimostrato, secondo me, lungimiranza. Quindi anche qui ci attestiamo su una sufficienza. Sì, sicuramente. Lei è un T-Rex troppo bonario. Allora ci arriverà anche laddove ci sono le insufficienze. Vediamo di trovare un'insufficienza. Usciamo dal comune di Arezzo, continuiamo a parlare di sindaci, per esempio, quello di Cortona, Luciano Meoni. Luciano Meoni... Dove siamo? Che voto diamo? Ma sai, io, a differenza di quello che pensano anche alcuni esponenti del centro-sinistra, io do una sufficienza a Meoni. Un po' risicata, dico la verità, però do la sufficienza. Perché Meoni ha imparato e sta imparando che governare non è la stessa cosa che stare all'opposizione. Quando uno sta all'opposizione, come dire, si può anche perdere in polemiche, in discussioni. Stando al governo bisogna governare, questa è la verità. E mi sembra che col tempo questa consapevolezza la stia acquisendo. Lo stesso vale per il PD e per il centro-sinistra, che non era abituato ovviamente a stare all'opposizione in un comune come Cortona, e quindi è evidente che passo dopo passo stanno acquisendo un ruolo. Io una cosa a Luciano Meoni però voglio dire, che Cortona, e senza offendere nessuno, non è un paese uguale agli altri, una città uguale agli altri. Cortona è speciale per tanti motivi. E basta leggere alcuni resoconti del Grand Tour dell'Ottocento per capire. Certo. Cortona è speciale e forse, come dire, alcuni interventi andrebbero pensati meglio, ecco. Senza polemizzare, come ha fatto Wikipedro, sulla cosiddetta serra fatta davanti al palazzo di piazza a Cortona, però ecco, credo che alcuni interventi andrebbero pensati, perché Cortona merita forse qualcosa di più. Comunque anche Meoni raggiunge la sufficienza. Andiamo su altri sindaci della Val di Chiana, il secondo comune della Val di Chiana, quindi Mario Agnelli. Qui entro ora però in un terreno minato, perché ovviamente essendo io castiglionese, avendo fatto il sindaco e l'amministratore, essendo, come sostengono gli amici di Agnelli, un dinosauro, è chiaro che rischio di dire anche cose che possono apparire, tra virgolette, antipatiche. Diamogli subito la sufficienza, così non se ne parla più. Sì, però sufficienza ponderata. Questo va detto. Sufficienza ponderata come Mario, accaduto per la presidente, l'ex presidente. Allora, come la ponderiamo? Da cosa deriva questo? La ponderiamo perché, secondo me, Mario in questi anni è stato un grande promoter. Più di se stesso che del comune, questo devo dirlo, però diciamo ha combinato le due cose. È un grande intrattenitore, fa piacere per esempio quando si improvvisa DJ, quando sale in cima alla torre, sono tutte cose belle per un amministratore, belle per un comune, belle per una popolazione che finalmente vede un sindaco dinamico, tra virgolette. Come amministratore diciamo che ha qualche problema, cioè non ha capito, secondo me, cosa si intende per amministrare un comune. Ecco, questo secondo me qualche difficoltà in questo senso ce l'ho. Però se da una parte merita l'otto, dall'altra diciamo si merita, a mio avviso, un'insufficienza, ponderato insieme, secondo me riesce a raggiungere la sufficienza. Per cui ecco, credo che nel complesso sia, come dire, un... si è promosso, ecco, almeno promosso agli esami di riparazione, solo per promuoverlo, anche se poi qualcuno non sarà d'accordo, voglio dire, o qualcuno dirà che sono stato troppo generoso e largo di manica nei voti, però credo che le cose stiano così. Mario Agnelli promosso. Terzo comune della Val di Chiana, anche a livello di numero di abitanti, è quello di Foiano. Francesco Sonnati, che voto diamo a Sonnati? Sonnati secondo me merita un 6,5. Un 6,5 per 6,5, e spiego anche il motivo. Al di là del governare, appunto, come dicevi te, il terzo comune del territorio, però in questi anni ho visto che ha operato anche per un rilancio sul piano dell'immagine di Foiano, al di là di quella del carnevale, che ormai ovviamente è tradizionale, è diffusa a livello, certo, planetario.
Però, dico la verità, questa storia del Festival del Libro, del Book Festival a Foiano è una cosa estremamente interessante. Peraltro fatta in un periodo abbastanza morto dal punto di vista turistico, dal punto di vista delle presenze, e quindi credo che in questo senso meriti veramente un riconoscimento. Ha portato a Foiano personaggi interessanti, e Foiano alla ribalta. Sì, devo dire la verità, in un periodo, ripeto, che per la provincia è abbastanza morto. Quindi al di là del carnevale, oggi abbiamo anche il Book Festival e abbiamo tutta una serie di iniziative collegate che secondo me sono estremamente interessanti. Roberta Casini, sindaco di Lucignano, attivissima. Attivissima, sì, la Roberta. La Roberta Casini, devo dire la verità, è una delle sindache, tra virgolette, più attive della provincia di Arezzo e forse anche oltre. Assolutamente. Forse anche oltre. Io credo che la Roberta pratichi quella che nel gergo calcistico si chiama il tiki-taka. Quindi grande movimento a centrocampo. Un gran gioco. Sì, gran gioco a centrocampo. Ma anche dal punto di vista estetico è un gioco molto bello. Infatti, da vedere. Ma poi vedo che riesce a rimbalzare dalla sanità alla fiera del Natale, poi le scene in piazza, il museo, l'albero d'oro, gli innamorati. Cioè, veramente devo dire che si sta muovendo, come si dice, a tutto campo. In questo senso credo che segua un po' il credo di Peppe Guardiola quando diceva: noi non abbiamo un centravanti perché il nostro centravanti è lo spazio. Il problema è che poi lo spazio lo devi occupare, e per tornare anche a un vecchio allenatore che era Bosco, diceva che poi alla fine però bisogna anche segnare, perché sennò le partite non si vincono. Per cui ecco, in questo senso al movimento forse si dovrebbe abbinare anche qualcos'altro, però devo dire che... Però siamo su un bel voto. Sì, sì, sicuramente un 7 pieno. 7 pieno per pieno, Roberta l'America. Sì, sì, sì. Maria De Palma, sindaco di Marciano della Chiana, Maria tornata da qualche settimana nel pieno delle forze dopo un periodo negativo dal punto di vista fisico. In questo senso vi faccio un grande augurio, tanti, perché ha tanti dimostrato auguri a Maria di avere veramente una grande forza sì, d'animo. Sì. La Maria secondo me sta dimostrando di essere un ottimo sindaco, ma anche perché Marciano fino ad oggi, senza offesa per i marcianesi o i cesarini, diciamo era un pochino fuori dai riflettori, no? E invece, dico la verità, ultimamente si è mossa molto bene. Uno, penso per esempio al recupero della fortezza che era stata avviato dalle precedenti amministrazioni, però lei lo sta portando a compimento. Iniziato un progetto iniziato negli anni 80. Sì, però lo sta portando a compimento molto bene, recuperando un monumento che è eccezionale da molti punti di vista. Per esempio, ci sono stato anche recentemente, non sono ancora visitabili, ma ci sono tutti i cunicoli che si diramano sotto il paese. Poi questa cosa, per esempio, di aver introdotto il metaverso, quindi la possibilità di poter andare lì al piccolo museo che c'è all'interno della fortezza e poter vivere questa esperienza in 3D. Sensoriale in 3D. 3D della battaglia di Scannagallo, peraltro episodio estremamente sottovalutato anche nel nostro territorio, al di là del lodevole impegno che mettono coloro che curano la rievocazione. E devo dire che la Maria in questo senso è mossa bene. E poi c'è una cosa che secondo me è eccezionale, è la rotonda discesa. Ora sembra una stupidaggine, però rispetto a prima devo dire che la fluidità del traffico è vero, è molto migliorata, e quindi un voto alto, 7 credo, anche 7 anche per, la Maria, certo. Per Maria De Palma. Usciamo dalla Val di Chiana, andiamo in Casentino e andiamo nel comune capoluogo, dove c'è a Bibbiena il primo cittadino, è Filippo Vagnoli. Vagnoli? Qual è il suo giudizio? Beh, il giudizio che do io ovviamente è quello di un osservatore esterno, perché certo, francamente ovvio, se vivo poco la realtà aretina, ancor meno vivo la realtà del Casentino e di Bibbiena, anche perché per noi chianini Casentino è un po' agli antipodi, no? Nel senso, noi si guarda più verso Siena, verso Perugia, ma Casentino per noi rimane una zona un po' lontana. Ce lo ricordiamo solo quando si parla di Laverne, di Camaldoli, ma per il resto poi abbiamo qualche difficoltà. E per la battaglia di Campaldino. E per la battaglia di Campaldino, ma sempre in senso negativo, perché io sono sempre stato tifoso degli aretini in quel caso lì, e invece che sono stati menati. Comunque, a parte questo, io credo che il sindaco di Bibbiena, almeno da quello che si legge, si muova bene. Lo vedo molto presente sui temi, per esempio, della sanità. Sì.
lo vedo molto presente sui temi dello sviluppo locale, delle infrastrutture, quindi credo che meriti un voto sicuramente positivo. Ora non so quantificare bene se 6,5, 7, ma insomma un voto sicuramente di sufficienza piena. Ottimo. E Marco Donati che è stato protagonista delle cronache politiche anche in queste ultime settimane. Donati non è un sindaco, ovviamente, ma Donati è un consigliere comunale, però sì. aspira a questo. Si è già candidato, devo dire, con largo anticipo rispetto alla concorrenza per la carica di primo cittadino di Arezzo, e questo secondo me va a suo merito, perché ha capito come oggi si muove la politica, cioè le candidature non possono arrivare gli ultimi 2 giorni, vanno costruite nel tempo, vanno costruiti legami, rapporti, quindi in questo senso si è mosso bene, come secondo me ha avuto lungimiranza nel pensare, quando ci sono state le elezioni per il Consiglio Provinciale, di presentare una sua lista legata al mondo civico, e quindi riuscendo in questo senso a costruire le premesse per la candidatura e la vittoria di Polcri. A me ricorda una figura storica che è quella del Cardinal Mazzarino. Quindi che faceva Mazzarino? Mazzarino era il grande consigliere prima della regina e poi del re Luigi XIV di Francia. E figura che stava un po' in disparte, ma che poi era determinante per le scelte decisive. Dovrebbe, secondo me, ma non è solo un consiglio quello che gli do, imparare dal Mazzarino che qualche volta bisogna stare un pochino più, come dire, sotto traccia, no? Nel senso che qualche volta la modestia, secondo me, è importante. Per esempio, a me non è piaciuto che sui giornali sia rimbalzato il fatto che era a pranzo con Polcri, che nessuno vieta di andare a pranzo con Polcri, ma farla apparire come una sorta di deus ex machina di tutta l'operazione, a mio avviso rischia un po' di essere deleterio, perché si sa che gli uomini, come diceva qualcuno, sono particolarmente invidiosi in certe situazioni, no? E quindi forse converrebbe più modestia, più attenzione e anche, come dire, più cautela. Dopodiché, secondo me, merita un voto alto perché si è mosso bene in tutta una serie di operazioni che riguardano la provincia e un domani forse... Sette anche per Donati? Certo, sì. Sette anche per sicuramente. Voti positivi, infine, da ormai attempato dinosauro del... e osservatore attento delle dinamiche politiche aretine, come vede in generale il 2003, il 2023? Il 2003 lo vedevo meglio del 2023, anche da un punto di vista personale. il 2023 come lo vedo? Lo vedo... Per il nostro territorio, ovviamente. Con la vicenda, a partire dalla vicenda alta velocità, avrà uno sviluppo. Qui si entra in una questo cosa, non lo dovevo dire. No, non lo devi dire perché io ho fatto una scommessa. Che non verrà mai fatta. Che qualora venisse realizzata, in quel caso parlavo della stazione nella zona di Farneta, comunque in Val di Chiana, venisse realizzata la stazione, io sarei andato a piedi alla Verna. E qualcuno ha detto prepara i sandali, non lo so. Io credo che l'alta velocità sarebbe un fatto importante per Arezzo e per la sua provincia, e non solo per la provincia di Arezzo. Continuo a dire che secondo me l'ubicazione più logica è quella intorno a Rigutino, Olmo, per tanti motivi, e andrebbe bene, credo, anche per la nostra Val di Chiana. Dopodiché la realizzeranno, non lo so, sono investimenti importanti, non sono contenuti dentro il PNRR, perché secondo me si è persa quella l'occasione, perché poteva essere quella l'occasione, non so se verranno messe a disposizione altre risorse. Il 2023 secondo me dovrebbe presentarsi bene, perché dovrebbe arrivare la massa degli investimenti europei che dovrebbero consentire quantomeno di rimettere in moto alcuni settori dell'economia locale. Io sono un po' preoccupato perché non so intanto se i progetti sono pronti, per esempio, cioè cantierabili, perché la verità vera, al di là dei 55 obiettivi che dice il governo, possono essere messi a terra questi. Perché fino ad oggi i 55 obiettivi sono stati raggiunti, ma dal punto di vista delle carte, dal punto di vista burocratico, ma poi per metterli a terra è tutta un'altra storia, tenendo conto che rispetto a 2 anni fa c'è stato un aumento vertiginoso dei prezzi che rischiano di far saltare tutti i capitoli di spesa.
Per cui in questo senso non lo so. Il 2023 dovrebbe essere però un anno di crescita e di sviluppo per il nostro territorio. Peraltro si preparano le elezioni del 2024, che saranno, senza togliere nulla a quelle che ci saranno nel 2023, Capolona, Pian di Scò, sì. Ma io credo che nel 2024 si giocherà una grande partita in provincia d'Arezzo, vediamo come andrà a finire. Ecco, questo è l'auspicio del dinosauro, dopodiché non so quello che accadrà. Ecco. A chi andranno questi? No, questi me li tengo io, perché i dinosauri sono animaletti simpatici, quindi basta vedere Jurassic Park e il successo che ha avuto il film, credo che davvero possano essere anche riutilizzati, perché come ha scritto Califano nella sua lastra tombale, non escludo il ritorno. Grazie Paolo Brandi. E buon anno. Grazie a voi e un buon anno a tutti.